In questa playlist vedremo le tappe principali della storia dell'astronomia, a cominciare dai primi modelli geocentrici, sviluppati dagli antichi greci alcuni secoli prima di Cristo, per arrivare poi al modello di universo di Copernico, con il Sole al centro dell'universo, verso il 1600. Accenneremo al modello di Tycho Brahe, alle scoperte di Keplero, le tre leggi di Keplero, fino poi alla sistematizzazione di Newton della gravitazione universale. Seguiremo principalmente questo libro degli autori Parodi Ostili e Mochio Nori, e in particolare il capitolo del volume 1 che parla appunto del moto dei corpi celesti. Cominciamo dallo studio del movimento dei corpi celesti. Fin dall'antichità le civiltà hanno sempre osservato il cielo e condotto osservazioni astronomiche, realizzando complesse cosmologie e concezioni sulla struttura dell'universo. Già gli antichi osservarono delle regolarità nei movimenti dei corpi celesti. Gli antichi greci realizzarono i primi modelli cosmologici e in particolare il modello geocentrico, la Terra al centro dell'universo, ma anche ci fu una proposta di modello eliocentrico, il Sole al centro dell'universo. Più avanti, in alcuni dei prossimi video, studieremo in dettaglio il movimento del Sole e delle stelle durante la notte, sia nel corso di un giorno che nel corso di un anno. Infatti, gli oggetti celesti descrivono questi due moti, uno diurno, giornaliero, e l'altro annuale, che sono moti molto regolari. Oggi sappiamo che in realtà non è il cielo che compie questi movimenti, ma è la Terra che gira su se stessa, realizzando due rotazioni, una intorno al proprio asse, e l'altra rotazione la compie invece girando intorno al Sole. La prima rotazione dura 24 ore, o per essere più precisi 23 ore e 56 minuti, e l'altra rotazione la compie in un anno. Tuttavia, dal punto di vista dell'osservatore terrestre, è tutto il cielo che compie due rotazioni in senso opposto rispetto alla vera rotazione della Terra, e questi due moti apparenti del cielo sono appunto il moto giornaliero e il moto annuale. Ci torneremo meglio più avanti, adesso invece concentriamoci sui moti dei pianeti. I pianeti, a differenza degli altri corpi celesti, come il Sole e le stelle, compiono dei moti meno regolari. Infatti, pianeta in greco significa errante. In particolare, compiono uno strano movimento chiamato moto retrogrado. Inoltre, presentano notevoli variazioni di luminosità durante l'anno. Oggi noi sappiamo che i pianeti sono questi, sono Mercurio, Venere, Terra, con la Luna, satellite naturale della Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Plutone è stato declassato a pianeta nano. Questi sono i pianeti del Sistema Solare, in ordine di distanza dal Sole. Questo è un esempio di moto retrogrado. Il pianeta Marte, che nel corso del tempo, o nel corso di alcune settimane, interrompe il suo moto diretto verso destra per tornare indietro. Nel momento in cui torna indietro si chiama moto retrogrado. Questi moti retrogradi non ricorrono sempre nello stesso periodo e neanche nella stessa zona del cielo. In questo caso il moto retrogrado è avvenuto tra le costellazioni dell'Ariete e del Toro in un periodo che è intorno al mese di luglio.